quelli che sono usciti a cavallo ieri spetta un whisky anche a loro. Un momento, calma. Ho detto calma. No, no, sono due. Ma dopo il secondo pagate di tasca vostra, ok Skinny? Sì, signore. Perfetto. Partiremo domani mattina presto. Gli daremo la caccia fin giù nel Texas. Perciò non spendetene troppi di quattrini. Ci divideremo in quattro squadre e batteremo tutte le fattorie e le piste coprendo tutta la contea. Incontreremo di sicuro qualcuno che ha visto. Chi è il padrone di questo cesso? Tu, ciccione, rispondi. Io. Sono io il proprietario del locale. L'ho comprato da Grilli per $1,000. È meglio che ti levi di mezzo. Sì, signore. Fermo lì, non ti muovere. Fermo! Amico, sei un vigliacco figlio di puttana. Hai sparato a un uomo disarmato. Avrebbe dovuto armarsi se voleva decorare il suo saloon con il sangue del mio amico. Tu sei William Money del Missouri. Hai ucciso donne e bambini. Esatto. Ho ucciso donne e bambini. Ho ucciso creature che camminano, strisciano in tempi lontani. E ora sono qui per uccidere te, Little Bear. Per quello che hai fatto a Ned. Voi è meglio che vi scansate. Allora, gente, gli resta una sola canna. Quando l'ha sparata, tirate fuori le pistole e abbattetelo senza pietà, quell'animale rognoso. Peccato! Uccidete quel bastardo! Chi vuole evitare di essere ucciso, è meglio che esca dal retro. Ferito, m'ha beccato! A te non ho sparato? No. Ah. Oh, senta, la prego. No, io non ho pistola, io non sono armato, io non... proprio. Prendi quel fucile. Quello? Prendilo. Sì, prendo. Anche le cartucce. Sì. Dio. Ma lei ha ucciso Little Bill. Sicuro che non sei armato? No, senta, io non ce l'ho la pistola, mai avuta una pistola. Io scrivo, sono uno scrittore. Scrivi? Sì. Cosa, lettere e cartoline? Libri.
Libri? Già, sì. Non ci posso credere. E ha ucciso 5 uomini tutto da solo. Sì. Quello è un fucile Spencer, vero? Verissimo. Sì, ma chi ha ucciso per primo? Cosa? Quando è di fronte a forze soverchianti, un esperto pistolero spara sempre al tiratore migliore per primo. Ah, tu dici? Sì, me l'ha detto lui dal Bill. Lei forse ha ucciso lui per primo. Allora sono stato fortunato. Ma ho avuto sempre fortuna quando ho dovuto ammazzare i cristiani. E poi? A chi è toccato? A Clyde, vero? Deve aver ucciso Clyde. Oppure il vice sceriffo Andy. Oppure... Posso dirti solo che sarà l'ultimo. Come l'ultimo? Non c'entrano in queste storie. Ci vediamo all'inferno, William Money. Già. Allora, sto uscendo. Se vedo qualcuno là fuori, l'ammazzo. Se qualche figlio di puttana mi spara addosso, non ammazzo soltanto lui, gli ammazzo anche la moglie e tutti i suoi amici. E poi gli brucio anche la casa. Meglio che nessuno spari. Dai, Charlie, forza, sparagli! Spara tu. Oh, eh? Cavolo, no! Io non sono un vice sceriffo. Voglio che facciate per Ned un bel funerale. E non azzardatevi più a sfregiare prostitute. Altrimenti torno e vi ammazzo tutti, figli di puttana.